Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gravena Maha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ora continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Siamo sempre al terzo canto, stiamo finendo il tredicesimo capitolo, l'avvento di Shivaraha, siamo verso 46. Maitreya Uvacha iti upasthiyamano sa munibhir brahmavadibhi salile svakurakranta upadhatavitavanim. Maitreya Uvacha iti upasthiyamano sa munibhir brahmavadibhi salile svakurakranta upadhatavitavanim. Maitreya Uvacha, il saggio Maitreya disse, iti così, upasthiyamanah, lodato da asau l'avatar cinghiale, munibhi dai grandi saggi, brahmavadibhi, dagli spiritualisti, Salile sull'acqua, Svakura Akrante, toccò con i suoi zoccoli, Upadhata pose, Avita, colui che sostiene Avinim, la terra. Il saggio Maitreya disse, adorato in questo modo da tutti i grandi saggi e spiritualisti, il Signore toccò la terra con i suoi zoccoli e lo posò sull'acqua. Spiegazione: la terra fu posata sull'acqua grazie all'inconcepibile potenza del Signore che galleggiava. Il Signore è onnipotente, perciò può a suo piacere sostenere gli enormi pianeti sull'acqua o nell'aria, come sta facendo. Il minuscolo cervello umano, nostro minuscolo cervello, non può concepire il modo in cui agiscono queste potenze del Signore. L'uomo può dare solo qualche vaga spiegazione delle leggi che rendono possibili questi fenomeni, ma resta incapace di concepire le attività del Signore, che per questa ragione sono detti inconcepibili. Ma ciò non impedisce ai filosofi con la mentalità da rana di cimentarsi nell'inventare qualche spiegazione. Ricordiamo la mentalità di rana, potrebbe
Prabhupada raccontava spesso la storia del rana nel pozzo, che suo amico altra rana, uscita dal pozzo, è andata sulla riva dell'oceano, visto questo vasto oceano, è tornato a raccontare al rana nel pozzo. Rana pozzo, ma quanto grande, doppio del mio, perché la sua esperienza di acqua, distese di acqua, è il pozzo, l'acqua nel pozzo. E lui cercava di paragonare l'acqua di suo pozzo, inutilmente. E il suo amico continuava a dire: no, 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 è molto più grande, non può immaginare, molto più grande. E lui ha detto: no, non esiste, non è vero. Doppio, triplo, quattro volte il mio pozzo, più, non è possibile. Così, questi sono gli scienziati moderni, materialisti, che non riescono a concepire la potenza inconcepibile del Signore Supremo. Allora, verso 47. Così il Signore Supremo, Sri Vishnu, il sostegno di tutti gli esseri, sollevò la terra dall'acqua e dopo averla messa a galleggiare, tornò nella sua dimora. Il Signore Supremo, Sri Vishnu, scende di sua volontà sui pianeti materiali nella forma di suoi innumerevoli avatar con una missione ben precisa. Dopodiché torna nel suo regno. Quando egli discende è chiamato avatar o colui che discende. Né il Signore né i devoti che egli invia sulla terra sono persone ordinarie come noi. Se è chiaro. Anche né i devoti che egli invia sulla terra, perché Krishna per sua misericordia manda i suoi rappresentanti, i suoi devoti dal mondo spirituale, li manda sulla terra per salvare le persone della terra. Si chiama Shaktyavish Avatar, sono potenziate dal Signore, come Gesù Cristo, come Srila Prabhupada, sono potenziate dal Signore per la sua missione. Sua missione in questa era di salvare le anime condizionate. Verso 48. Se qualcuno ascolta e racconta in uno spirito devozionale questa felice narrazione sull'avatar cinghiale, se tornate a leggere a voce alta questo capitolo, dalla discesa dell'avatar cinghiale, che certamente merita di essere raccontata, il Signore situato nel cuore di ogni essere sarà molto soddisfatto. E questo è lo scopo di Bhakti Yoga, di dare piacere al Signore Supremo, che Lui è soddisfatto. Spiegazione di Srila Prabhupada. In ciascuna delle sue numerose manifestazioni, il Signore appare, agisce, poi lascia dietro di sé un racconto che è tanto trascendentale quanto Lui stesso. A ognuno di noi piace ascoltare qualche racconto straordinario, ma la maggior parte delle storie non sono né benefiche né degne di essere ascoltate, perché appartengono alla natura inferiore della natura materiale. Ogni essere vivente, in quanto anima spirituale, appartiene invece alla natura superiore, perciò niente di materiale può farlo felice. Sorpreso, niente di materiale può farlo felice. Perché siamo un'altra natura, siamo spirituali, siamo eterni, siamo parti particelle del Signore Supremo. Qui non possiamo trovare felicità in cose temporanee o materiali. Ma siamo così testoni che continuiamo a cercare. No, forse con questo troverà felicità, forse con un po' di più. La maggior parte della gente dice: se avevo più soldi sarò felice. Ma anche quelli che hanno enormi quantità di soldi non sono felici. Gli uomini intelligenti dovrebbero dunque ascoltare i racconti che descrivono le attività del Signore e poi educare gli altri a questo ascolto, perché ciò avrà l'effetto di distruggere i mali dell'esistenza materiale.
Per la sua grazia senza causa, il Signore scende su questa terra e lascia dietro di sé il ricordo delle sue imprese misericordiose, in modo che i devoti ne possano ricavare un beneficio trascendentale. Ascoltando questa Veda, Krishna svolge i suoi passatempi nei vari avatar o sua forma originale, qui nel mondo materiale, sulla terra, e vengono memorizzate, scritti, e così uno per tutte le generazioni seguenti possono ascoltare, ricordare, e così hanno lo stesso beneficio di come forse erano lì presenti. Verso 49: non c'è più niente da ottenere per le persone che ha saputo soddisfare il Signore Supremo, il massimo, che Krishna, quando noi sentiremo felice quando Krishna è soddisfatto dal nostro servizio devozionale, e che avendo raggiunto il livello spirituale ha compreso il carattere insignificante di ogni altra cosa. Chi si dedica al servizio d'amore trascendentale viene elevato al più alto livello di perfezione dal Signore in persona che abita nel cuore di ogni essere. Spiegazione di Srila Prabhupada. Come insegna la Bhagavad Gita 10.10, il Signore dà ai suoi puri devoti l'intelligenza necessaria affinché siano elevati al più alto livello di perfezione. Questo verso conferma che un puro devoto, costantemente impegnato nel servizio d'amore a Dio, riceve tutta la conoscenza necessaria per raggiungere il Signore Supremo. Per questo devoto non c'è niente che valga la pena, di essere ottenuto all'infuori dal servizio del Signore. La maggior parte di noi, fino adesso, coscienza di Krishna è una cosa interessante, divertente, mi piace, ma c'ho anche tante altre cose da fare nella vita, nel senso è una delle mi interessa, e così non raggiunge la perfezione, non raggiunge la, e dobbiamo gradualmente realizzare che è tutto, perché Krishna è tutto, tutto viene da lui, e dobbiamo, la nostra posizione originale di felicità è come i suoi servitori, che pensiamo solo a soddisfare Krishna. Ovviamente non si può imitare, ma gradualmente realizza, se seguiamo bene le pratiche di coscienza di Krishna, realizzeremo che è tutto, coscienza di Krishna è tutto. Chi serve fedelmente non potrà mai essere deluso, perché il Signore si prende personalmente cura del progresso del suo devoto, personalmente. Krishna si trova nel cuore di ogni essere, anche nostro. Perciò conosce le motivazioni del suo devoto e fa in modo che egli possa ottenere l'oggetto delle sue aspirazioni. In altre parole, un cosiddetto devoto, ansioso di ottenere qualche beneficio materiale, non raggiungerà il più alto livello di perfezione, perché il Signore conosce le sue motivazioni profonde. Mi fanno un esame di cuore. Quali sono le nostre motivazioni? Anche se uno comincia con motivazioni materiali, se come Dhruva Maharaj ha cominciato con a praticare Bhakti con motivazioni materiali, di avere un grande regno, più grande di suo padre, potere, eccetera, ma perché ha seguito intensamente, completamente, l'istruzione di suo maestro spirituale Narada Muni, si è liberata di tutte quelle motivazioni, desideri, è diventato un puro devoto. Puro devoto vuol dire senza interesse, senza a secondo fine, a motivazioni materiali.
impegnare in servizio relazionale senza motivazione. In altre parole, un cosiddetto devoto ansioso di ottenere qualche beneficio materiale non raggiungerà il più alto livello di perfezione, perché il Signore conosce le sue motivazioni profonde. Bisogna soltanto diventare sinceri nelle nostre intenzioni e il Signore, che è già presente accanto a noi, ci aiuterà in tutti i modi possibili. Infatti, Prabhupada spiega nel Nettare della Devozione che l'unico richiesto è sincerità. Sinceramente vogliamo diventare puri devoti, vogliamo servire Krishna senza motivazioni, per il suo piacere, non per nostro. E poi arriverà tutto. Verso 50, ultimo verso di questo capitolo. Chi dunque tra gli esseri umani può vivere in questo mondo e non interessarsi al fine ultimo dell'esistenza? La domanda. Chi dunque tra gli esseri umani può vivere in questo mondo e non interessarsi al fine ultimo dell'esistenza? Chi può rifiutare il nettare dei racconti che riguardano le attività del Signore Supremo, che sono sufficienti a liberarci da ogni sofferenza materiale? Questo è il segreto di liberarsi da tutte le sofferenze. Spiegazione. Il racconto delle attività del Signore Supremo è paragonato a un flusso ininterrotto di nettare. Nessuno può rifiutare di bere questo nettare, a meno che sia un essere che non appartenga alla razza umana. Deve essere almeno un essere umano. Il servizio di devozione offerto al Signore è il fine dell'esistenza per ogni essere umano, e la sua pratica comincia con l'ascolto delle attività sublimi del Signore Supremo. Solo un animale o un uomo che per le sue abitudini si è ridotto al livello degli animali può rifiutare di interessarsi all'ascolto del messaggio trascendentale del Signore. Esistono molti libri di avventure e di storie nel mondo, ma all'infuori dei racconti storici che riguardano la persona suprema, nessuna narrazione ha il potere di ridurre il fardello delle sofferenze materiali. Ma se leggi il Srimad Bhagavatam, hai questa potenza di liberarci dalle sofferenze materiali. Non solo praticare, provare, leggere di più, vedrai che pian piano tutte le ansie materiali, tutti gli attaccamenti materiali, tutto svanisce perché hai sviluppato un'attrazione per Krishna. E Krishna soddisfatto, e da dentro il nostro cuore ci fa dimenticare dei desideri materiali. È Lui che ci purifica il cuore. Quando vedi il nostro desiderio intenso di ascoltare riguardo a Lui. Perciò chi desidera seriamente mettere fine alla sua esistenza materiale, seriamente, deve cantare e ascoltare il racconto delle attività divine della persona suprema, altrimenti non può essere considerato un uomo. Perché l'essere umano, la vita umana è fatta per quello, per tornare da Krishna. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 13° capitolo del terzo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato L'avvento di Sri Varaha. E cominciamo con il capitolo 14, che è molto interessante questo capitolo. La gravidanza inopportuna di Diti. Verso 1. Sri Shukadev Goswami disse, dopo aver ascoltato dal grande saggio Maitreya le attività del Signore nella sua forma di Varaha, Vidura, che aveva pronunciato un voto, lo pregò a mani giunte di narrargli altre attività trascendentali del Signore, perché non se ne sentiva ancora sazio.
ancora, ancora, ancora. Un vero devoto vuole sempre ascoltare di più riguardo Krishna, perché è suo amato. Verso 2. Sri Vidura disse: tu che sei il più nobile tra gli illustri saggi, ho saputo attraverso la successione dei maestri spirituali che Hiranyaksha, il primo dei demoni, fu ucciso da questo stesso Signore Supremo, la forma personificata di tutti i sacrifici, l'Avatar Cinghiale. Come abbiamo detto precedentemente, l'Avatar Cinghiale si è manifestato nel corso di due ere differenti, quella di Svayambhuva e quella di Chakshusha. In entrambe le ere il Signore apparve nella forma di cinghiale, ma nell'era di Svayambhuva egli sollevò la terra dall'acqua universale, mentre nell'era di Chakshusha uccise il primo dei demoni, Hiranyaksha. Nell'era di Svayambhuva Varaha era il colore bianco e nell'era di Chakshusha era rosso. Dopo aver sentito parlare di una di queste due forme, Vidura desidera ora ascoltare la gloria dell'altra, sebbene ci siano due manifestazioni differenti dell'Avatar Cinghiale, si tratta sempre dello stesso Signore Supremo, non è che un altro Dio, è sempre Dio la Persona Suprema che si espande in innumerevoli forme per svolgere i suoi passatempi con i suoi devoti. Verso 3. Per quale ragione, o Brahmana, ci fa un combattimento tra il re dei demoni e l'avatar cinghiale, quando il Signore sollevò la terra nel corso dei suoi divertimenti? Verso 4. Le domande si moltiplicano nella mia mente, sempre Vidura parlando con Maitreya Muni, e solo l'ascolto dell'avvento del Signore non riesce a soddisfarmi. Le domande si moltiplicano nella mia mente e solo l'ascolto dell'avvento del Signore non riesce a soddisfarmi. Ti prego dunque, con le tue parole, nutri sempre più l'anima di questo devoto pieno di fede. Spiegazione. Questa era la sua richiesta a Vidura, a Maitreya. Colui che dà prova di una fede vera e si interroga con serietà si qualifica per ascoltare il racconto dei divertimenti trascendentali del Signore Supremo che riguardano la sua apparizione e la sua scomparsa. Vidura era dunque un candidato degno di ricevere questo messaggio trascendentale. E così Maitreya Muni continua, verso 5. Il grande saggio Maitreya disse: o guerriero, la tua richiesta si addice perfettamente a un devoto, perché riguardo all'apparizione del Signore Supremo, colui che libera dalla catena di nascita e morte tutti coloro che altrimenti sarebbero destinati alla morte. Spiegazione. Il grande saggio Maitreya chiama Vidura guerriero non solo perché Vidura appartiene alla famiglia dei Kuru, ma anche perché è ansioso di ascoltare il racconto delle attività eroiche del Signore nelle sue manifestazioni di Viraha e Nisinga. Poiché le domande di Vidura riguardavano il Signore, si addicono perfettamente a un devoto, il quale non è interessato ad ascoltare argomenti materiali. Per sempre sapere di più, ma ascoltare di più nel passatempo del Signore, sua incarnazione, in questo caso Varahadeva. Esistono numerose storie di guerra di tipo materiale, ma un devoto non sente il desiderio di ascoltarle. I racconti delle guerre a cui il Signore partecipa non si riferiscono a guerre distruttrici, ma piuttosto alla guerra contro le catene di Maya, che obbliga ogni essere a subire il ciclo di nascita e morte, che tutti, per esempio, sul campo di battaglia di Kurukshetra, perché Krishna è presente, erano tutti liberati.
hanno vinto tutte le guerre contro Maya. In altre parole, chi trova piacere ad ascoltare i racconti di guerra che riguardano il Signore viene liberato dalle catene di nascita e morte. Gli sciocchi dubitano che Krishna abbia partecipato alla battaglia di Kurukshetra e non sanno che la sua presenza è stata sufficiente a garantire la liberazione a tutti i soldati che si trovavano sul campo di battaglia. Così non era una distruzione, era una liberazione. Bhishmadev stesso ha affermato che tutti i guerrieri morti sul campo di battaglia di Kurukshetra raggiunsero la loro esistenza spirituale originale. Perciò ascoltare il racconto delle imprese di guerra del Signore ha lo stesso valore che praticare qualsiasi altra forma di servizio devozionale. Non solo di danza rasa, ma anche passatempo di dell'avatar di Krishna in combattimento, perché è sempre benefico per tutti. Allora, verso 6. Ascoltando questi racconti dal saggio Narda, il figlio del re Uttanapad, Dhruva, fu illuminato sul Signore Supremo, posando il piede sulla testa della morte. Salì fino al regno di Dio. Spiegazione. Al momento di lasciare il corpo, Maharaj Dhruva, il figlio del re Uttanapad, vide attorno a sé personaggi come Sunanda e altri che lo accolsero nel regno di Dio. Egli lasciò questo mondo in giovane età, quando era ancora un ragazzo, sebbene fosse già salito sul trono di suo padre e lui stesso fosse diventato padre di molti figli. Poiché era giunto per lui il momento di lasciare questo mondo, la morte lo aspettava. Ma egli non se ne preoccupò e nello stesso corpo in cui si trovava salì a bordo di un'aeronave spirituale per raggiungere direttamente il pianeta di Vaikunth. Di Vishnu, Dhruva. Ieri Dhruva Maharaj, Dhruva Shakti era qui con noi a casa. Questo è ciò che ottenne per essere stato a contatto col grande saggio Narda, che gli aveva narrato i divertimenti del Signore. Verso 7. Il racconto del combattimento tra il Signore nella sua forma di cinghiale e il demone Hiranyaksha l'ho ascoltato molti anni fa, mentre Brahma, il primo degli esseri celesti, lo stava narrando ad altri esseri celesti che lo avevano interrogato su questo argomento. Venuta la sera, diti la fila, poi qui torniamo indietro, a vedere come è uscito fuori questo demone Hiranyaksha e suo fratello Hiranyakashipu, due demoni potentissimi, da dove sono arrivati. Venuta la sera, Diti, la figlia di Daksha, tormentata dal desiderio sessuale, pregò suo marito Kashyapa, il figlio di Marici, da unirsi a lei per darle un figlio. Solo per divertirsi, ma per dare un figlio, che è per lo scopo della vita sessuale. Ok, Hare Krishna, buona giornata e buona settimana a tutti. E tutto procede normale, domani l'Odion e tutti gli altri programmi. Mercoledì Inside Bhakti, giovedì Bhagavad Gita, venerdì Bond of Love. Hare Krishna, è sabato la festa. Hare Krishna, così una settimana piena di coscienza di Krishna. Arrivo, buona giornata, buona settimana.